Benvenuti a questo incontro sul tema molto attuale e quindi i social network nella comunicazione del vino. Questi incontri con l'esperto che volutamente non chiamiamo webinar, sono iniziati, come sapete, nel periodo del lockdown, però sono diventati un appuntamento mensile che è stato anche richiesto da voi e quindi mi fa piacere, insomma, rivedervi in questa occasione e questo sarà il primo di due incontri, sempre con Francesca Ciancio, che ora introdurrò, e che serviranno per affrontare un argomento che tutti voi conoscete, tutte le vostre aziende, chi più, chi meno, utilizza questi strumenti, quindi i social, e oggi parleremo anche dell'evoluzione del loro utilizzo e di questi strumenti, che sicuramente è stata un'evoluzione accelerata in qualche modo anche da quello che è successo nei mesi scorsi. Quindi da un lato il mercato e anche il cliente finale è più disponibile a interagire attraverso la tecnologia con il brand, dall'altro il brand, abbiamo visto in questi mesi, ha comunicato ed è stato importante che abbia comunicato anche e non solo per finalità commerciali. In questo senso direi che il content marketing che si può fare attraverso i social è molto molto utile. Introduco Francesca Ciancio, ci conosciamo da molti anni, Francesca è Eravamo delle bambine. esatto, eravamo veramente delle bambine. Francesca è giornalista per tantissime testate, Food and Wine, per Gambero Rosso, Wine News, è docente in particolare del master dello IULM, master organizzato in collaborazione con Gambero Rosso, e proprio con Francesca è stato avviato quel progetto della comunicazione efficace del vino, che ha visto la nostra esperienza arrivare in YouTube con dei mini tutorial che sono disponibili nel nostro canale e che quindi vi invito, anche se non l'aveste già fatto, ad ascoltare e a vedere. E a mettere like alla pagina su YouTube e Esatto, anche perché sono iscriversi. solo esattamente, sono delle pillole di massimo 3 minuti su argomenti che riguardano la comunicazione del vino. E poi in un format che è la comunicazione efficace, si parla invece degli strumenti di comunicazione non necessariamente applicati al mondo del vino. Inoltre, Francesca ha avviato recentemente un progetto molto interessante, la Wine, di cui poi ci racconterà qualche cosa. Francesca, allora io passerei a te, la parola, con uno spunto che in questi mesi penso che abbiamo seguito tutti tanti webinar e tanti incontri e c'è un messaggio che a me è interessato, incuriosito molto, la definizione che oggi si stia vivendo un nuovo umanesimo del brand. Quindi si sta veramente ritrovando dei valori e delle forme di espressione del brand che forse in un mondo più veloce non si trovavano più, insomma. A te la parola. Grazie Silvia. Innanzitutto buonasera a tutti. Vedo che sono tutti silenziati. Qualcuno sta ancora cercando di connettersi, credo. Quindi Vedo. andremo. Sì, credo verso Merotto. Merotto, credo che No, manchi solo dovrebbe Merotto. esserci. Dovrebbe esserci. Ci sono, ci Io sono. spero che dietro queste finestre con nome e cognome ci siano delle persone, ma capisco che Eccola salve, qua. eccola, la prima coraggiosa. No, ma non per altro, mi rendo conto che così magari anche la banda è più semplice da gestire la banda, e diventa però difficile un po' parlare da soli, poi fondamentalmente per fortuna c'è Silvio, ora c'è anche Sonia, però quindi vi invito a far vedere i vostri volti, diventa realmente più interattivo. Allora, Silvia, grazie della presentazione, quindi io
le eviterei insomma la presentazione di me stessa, cioè della piccola bio che avevo previsto, e iniziamo anche quindi con le slide. Accompagnerò questa chiacchierata che spero che possiamo condividere assieme, dunque io mi auguro una certa interattività con queste poche slide che vi ho preparato. Allora, la breve bio l'abbiamo già saltata. I numeri del vino italiano, perché metto come primo punto questo? Perché secondo me è importante che prima di iniziare a parlare di social media si crei un ambiente condiviso per parlare, per capire un po' di che numeri, di che persone stiamo parlando quando parliamo dei consumatori o comunque dei wine lover o comunque delle persone che vi seguono, sia quelli attuali, cioè quelli presenti, che quelli potenziali, che poi sono quelli che vorreste andare e vorrete andare a conquistare. Poi passeremo a un profilo del consumatore, utilizzando anche alcune tecniche, facendo vedere alcune tecniche che sono abbastanza in voga nei social media. Poi parleremo, dopo i consumatori, chiacchiereremo un po' sui comunicatori del vino, quindi giornalisti, per parlare delle cariatidi in qualche modo, e poi l'evoluzione del giornalista, insomma, dal wine writer, dal wine influencer, altre figure che ora stanno crescendo come il wine ambassador. In realtà poi sono tutte figure abbastanza ibride, come sapete, perché molte delle figure analogiche, dovute anche al discorso anagrafico, insomma, chi come me non è nato in un ambiente social, in qualche modo lo è diventato per necessità e per desiderio, e quindi fa un po' tutte le cose. Sono molte più le persone ibride che scrivono, ma si occupano anche di social, fanno informazione, ma fanno anche comunicazione. Poi, a tal proposito, parlando di comunicazione, mi faceva piacere evidenziare alcuni esempi aziendali. Dunque, esempi a mio avviso positivi, perché essendo voi dei produttori o comunque facendo capo a delle produzioni, non mi sembrava carino, insomma, portare esempi negativi. Non è, secondo le regole della netiquette, non è molto carino. Quindi ci soffermeremo su dei profili che a mio avviso, secondo me, sono uno spunto importante di riflessione e di creatività. Stessa cosa faremo invece con il mio settore, quello dei comunicatori, cioè alcuni profili di comunicatori che secondo me sono interessanti e da seguire e in qualche modo anche da emulare se l'azienda vuole prenderli ad esempio. E quindi abbiamo più o meno un'oretta per parlare di tutte queste cose che sono in realtà davvero tante. Vi dicevo, i numeri del vino innanzitutto. La premessa è: ora stiamo parlando di un'era geologica fa, perché questi dati appartengono all'aprile 2019, quindi relativamente recenti, ma sono paleontologici, possiamo dire, rispetto a tutto quello che è successo, perché molto probabilmente le prossime indagini sul consumo del vino che verranno resi noti tra la prossima primavera saranno completamente diversi, sballati, sparigliano tutto. Quindi ora per ora ci atteniamo ai dati certi che sono di questa indagine che Vinitaly ha fatto con l'osservatorio Nomisma Wine Monitor nel 2019 e uscirono durante l'ultimo Vinitaly, l'ultimo ovviamente non l'ultimo che non c'è stato. E che cosa dice questa indagine? Che oggi in Italia si beve meno, il 26% dei volumi si è ridotto rispetto a 20 anni fa, ma si beve di più, cioè in maniera più diffusa. Praticamente tutti bevono vino e tutti lo fanno in maniera responsabile. La media infatti è dai 2 ai 4 bicchieri a settimana, con un consumo che viene effettuato soprattutto nelle case e in particolare nei baby boomers, chi sono? Quelli che hanno tra i 55 e i 73 anni. E parliamo di una percentuale altissima, cioè il 93%. Ma è rilevante la quota di tutte le generazioni, con i millennials ad esempio, quindi andiamo dai 18 ai 38 anni, che evidenziano già un tasso di penetrazione pari all'84%. Possiamo andare giù con l'altra slide? Grazie Silvia. Silvia mi fa in questo anche un po' d'assistente. La valletta. Grazie. Poi, altra cosa interessante, questa indagine evidenzia un po' le aree geografiche. Ad esempio a Roma si beve molto più bianco rispetto alla media italiana, quindi 25 contro il 18%. A Napoli si beve più rosso, cosa che onestamente io non avrei detto,
perché sono abituato a collegare a Napoli chiaramente al mare e alla costa, invece così non è, però Napoli ha anche lì invece una tradizione di rossi importanti. A Milano dominano le bollicine, con consumi superiori alla media, come pure i rosati vincono nel capoluogo meneghino e anche a Napoli. Tra i criteri di scelta, questo è un altro punto molto interessante, c'è il territorio di produzione che la spunta su denominazione e vitigno. E in realtà ha la meglio quindi anche su altri fattori come il prezzo, che no, è uno di quei fattori che di cui si parla sempre perché su un mercato così concorrenziale il prezzo sembra sempre che abbia la meglio, invece non è vero. Secondo questa indagine è il territorio di produzione che interessa gli acquirenti. Il 23% poi degli italiani hanno fatto una vacanza, un'escursione in un territorio del vino, e qui entra in gioco il discorso dell'enoturismo. Se possiamo andare alla prossima slide. Poi, altro dato interessante è questo sulla conoscenza. Secondo questa indagine sono stati fatti presenti queste tre denominazioni importanti: Amarone, la Valpolicella, Brunello di Montalcino e Franciacorta, ma solo un italiano su quattro risponde correttamente. I più bravi sono i veneti. Sei contenta, Silvia? 38% di risposta senza errori, seguiti dalla Lombardia, mentre i fanalini di coda sono la Sicilia e la Campania. Dove la solida... È perché beviamo tanto. È perché bevete tanto e quindi giustamente fate esperienza. L'altra slide. Ok, gli enoprofili. Allora, perché ho voluto aprire in questo modo? Perché secondo me già da questi dati si capisce qual è l'importanza dei cosiddetti big data anche nel mondo del vino. Un'azienda che vuole profilare la propria clientela, oggi più che mai è facilitata proprio da questi dati, perché io ho la possibilità di andare a intercettare esattamente il mio obiettivo cliente. Se so che voglio entrare appunto a Napoli con la mia azienda e quel profilo e quei dati mi dicono che si beve più rosso, chiaramente cercherò di entrare con un rosso, non cercherò di presentare tutta la mia gamma di bianchi. Così farei la stessa cosa con rosato. Se ho delle bollicine che voglio spingere, è molto più probabile che me le bevano a Milano che invece che a Napoli. Quindi è scontato, però in realtà... Questo cosa vuol dire? Che oggi noi abbiamo tutte queste possibilità di confronto con i dati, cosa che prima non accadeva. Prima sto parlando di una decina d'anni fa, che effettivamente anche qua è un'era geologica, però prima non c'era questo feedback continuo di dati. Prima la comunicazione era assolutamente unilaterale, quindi noi sparavamo, voi sparavate nel mucchio, facendo pubblicità sulle riviste di settore o su quelle generaliste o chi poteva anche degli spot pubblicitari in TV o in radio, però in realtà non aveva poi conto di qual era, a chi andava il messaggio e qual era la risposta di questi messaggi. Oggi invece è possibile farlo, e non solo attraverso delle società di indagini, ma anche attraverso la profilazione degli analytics che ciascuno di noi può fare attraverso i propri profili social. Le aziende di vino, credo tutte o quasi tutte, se non ce l'hanno dovrebbero farlo, devono avere una pagina aziendale, perché, e non personale, perché la pagina aziendale dà la possibilità di verificare tramite il back-end di questi profili tutta una serie di analisi e di dati che possono quindi andare a settorializzare, a targettizzare sempre in maniera più specifica quelli che sono i propri clienti. Gli enoprofili praticamente sono cinque categorie che emergono sempre da questa indagine fatta nel 2019. Sono cinque in particolare, come vedete sono divisi in red wine lover, spritz lover, white wine lover, sparkling lover, e c'è l'altro che qui però non leggo perché mi sa che ho tagliato male enoturista, scusate. Che cosa raccontano questi profili? Allora, il vino rosso, praticamente a chi piace il vino rosso? Al maschio tra i 55 e i 73 anni, che si dichiara riservato e rilassato, sopra la media ma di poco, anche gli insicuri e gli egocentrici. Sotto la media di consumo di rosso sono le donne, gli energici e i millennials.
Vino Bianco. È stato intercettato il single, vivono soprattutto nel centro Italia, appartengono ai baby boomers, la categoria di cui parlavamo prima, e sono energici. Non il favorito dai millennials, né al sud, ed è tra gli istintivi. Lo sparkling conquista tutti trasversalmente, ed è forse questa la chiave del successo degli sparkling. Lo spritz, che è un'altra categoria che è emersa da questa indagine, che è amato dai giovani under 38, soprattutto donne, laureate, energiche e socievoli. L'enoturista, all'ultima categoria, ha un reddito alto, vive nelle grandi città, egocentrico ma anche socievole, sicuro di sé e fiducioso. Un po' tutte le generazioni, quindi comprende un po' tutte le generazioni giovanili e si concentra in particolare tra i millennials di Roma e Napoli e la generazione X milanese. Questa è un'altra tipologia appunto di profilazione che può essere utile per andare a individuare un proprio pubblico. Altro gioco, che poi non è un gioco, in realtà il quadrato semiotico è stato a lungo studiato nella semiologia, nella semiotica e negli studi umanistici. Che cos'è il quadrato semiotico? Semplicemente è un modo di mettere a confronto categorie opposte tramite ascisse ordinate, e dall'incontro delle caratteristiche di queste due ascisse, dall'incontro diciamo delle diagonali, si mettono in luce invece quelle che possono essere tutte le caratteristiche che si possono incrociare tra queste quattro categorie apparentemente lontane. Le quattro categorie che troviamo sulle ascisse e le ordinate sono il sacro contro il profano, la natura contro la cultura. E in base a questo quadrato poi andiamo a individuare le quattro macro aree. E chi sono? Sono la categoria radical, la categoria eno snob, pane al pane e socialité. Non vi voglio stare a elencare singolarmente tutte le voci, ma credo che sia abbastanza divertente andare a vedere un po' quali sono le caratteristiche che si confanno ad ogni categoria. La cosa però divertente del quadrato semiotico è che in realtà le cose più interessanti sono nel mezzo, perché in realtà ciascuna di queste micro categorie all'interno delle macro categorie in realtà possono rientrare in più triangoli, diciamo, perché ogni quadrato ovviamente si può dividere in due triangoli, e quindi certe cose sono vere per l'uno ma anche per l'altro. E il produttore può andare a verificare in questo modo quali sono i suoi consumatori, quali sono i wine lover che seguono l'azienda, e andarlo a profilare attraverso questo quadrato semiotico. Consentitemi una specie di parolaccia, non una parolaccia, queste cose sembrano delle supercazzole, scusate, mi rendo conto che può sembrare così. Poi in realtà nella fattispecie non lo sono, perché non sono esclusivamente teoria, sono assolutamente verificabili. Io credo che chi è in ascolto dei social oggi in Italia, ma non solo, sa benissimo come il mondo del vino si sia anche radicalizzato, no? In parti, quasi come ci fossero delle discussioni anche politiche, no? In qualche modo anche il vino è diventato una cosa politica, nel senso i naturali stanno da un lato, i convenzionali stanno dall'altro, c'è un modo di consumare il vino e di vivere il vino in maniera più magari snobbistica, c'è invece la volontà, quasi come se si volesse, come dire, andare dall'altra parte degli enofighetti cosiddetti, c'è un modo invece di volerlo vivere in maniera più naturale, più vera, più terragna, e quelli sono appunto quelli che chiamiamo pane al pane. Queste sono tutte caratteristiche che nell'uso dei social possono sicuramente catturare e fidelizzare l'attenzione dei propri seguaci. Scendiamo un po', vabbè, qui spiego un po' che cos'è il quadrato semiotico, poi queste slide, insomma, se Silvia è d'accordo le possiamo condividere, e quindi poi certamente potete andare a leggere un po' il significato di cos'è il quadrato semiotico nella sua accezione, diciamo, di Wikipedia. Se andiamo oltre, qua vabbè, avevo spiegato un po' quali erano le quattro categorie.
E qui appunto, come dicevo, sì che è vero, è una schematizzazione, però il quadrato non serve tanto a scegliere il consumatore su cui puntare, quanto a comprendere il posizionamento del brand rispetto ai diversi tipi di consumatori e quindi capire quali argomenti e canali usare per intercettarli. Allora, passiamo ora alla comunicazione enologica. Chi parla di vino e come lo fa? Ok. Prima, e questo è diciamo, il lato e l'aspetto di quest'ora più pragmatica, più pratica, perché andremo a vedere dei profili. Però ho inserito questa slide perché innanzitutto è fondamentale individuare che tipo di pubblico attuale e potenziale potrebbe essere interessato ai vostri contenuti e poi, una volta trovato questo dato, integrarlo con gli obiettivi che vi siete proposti. E quali sono le domande importanti da farsi subito per andare a capire quali sono gli obiettivi? Incremento della notorietà del marchio, quindi volete far crescere proprio anche a livello quantistico, quantitativo, la notorietà del marchio? Volete migliorare e accentuare la conversazione con i clienti? Aumento delle vendite, un tema caldissimo che avrebbe bisogno di una trattazione a parte. Aumento delle visite in cantina, altra cosa importante di queste settimane perché siamo praticamente in estate piena e dunque potrebbe essere una cosa molto importante per i mesi che seguiranno. Ovviamente immagino che la risposta a tutte queste domande da parte vostra è un sì a tutte, nel senso che tutti vorrebbero tutto, cosa non impossibile, ma vuol dire che ogni risposta però deve essere profilata, cioè ad ogni risposta segue una comunicazione dedicata. E quindi facciamo un po' di esempio a questo punto. Io inizio prima con gli stranieri e non perché sono un'esterofila o perché penso che gli stranieri lo facciano comunque meglio, ma semplicemente perché hanno iniziato prima di noi, hanno spesso un'utenza più bassa e poi perché va detto che investono in comunicazione più in generale di quanto facciano gli italiani. Spesso sono anche grandi aziende, quindi se lo possono anche permettere, parliamo di estensioni importanti, anche se io qua, a parte gli Evel of Tale, chiaramente non ho messo grandissimi nomi, però dedicano una percentuale importante del loro budget annuale alla comunicazione. Vabbè, Yellow Tail non ha bisogno di molte presentazioni, tra l'altro come vedete non ha che abbia tanti followers, questo è Yellow Tail Australia ovviamente, cioè ovvero dove nasce Yellow Tail. Yellow Tail non ha una global page, ma ha tanti Yellow Tail a seconda della nazione, del paese dove si trova, quindi in realtà i followers si scorporano, ha molti più followers in realtà su Facebook, però anche qui, ovviamente cos'è che è riconoscibile in Yellowtail? Il giallo e il canguro, che è quello che ha reso famoso nel mondo l'azienda australiana. Scorriamo un po', Silvia. Allora, qui ovviamente c'è il discorso ancora del colore che torna forte e vincente e che richiama chiaramente l'etichetta. La cosa interessante di Yellow Tail, ma poi lo vedremo anche nei profili successivi, stranieri ma anche italiani, anche in alcuni dei vostri in realtà che sono andata a vedere, c'è il food pairing che comincia a diventare importante. La cosa carina che loro fanno, ecco, ad esempio se ti fermi Silvia, tipo questa foto centrale, è una cosa semplicissima, no? Però questa centrale dove c'è, credo che sia guacamole, non vorrei dire una cavolata, sembra avocado, dove sono indicate con delle scritte grafiche quelle che sono tutte le componenti della fotografia ed è una sorta di ricetta. In effetti poi se andate poi a cliccare sulla fotografia c'è non solo l'elenco dei prodotti ma c'è anche il modo in cui si può combinare quello che loro, si può aggregare quello che loro hanno fatto. Ora ce la faccio, ho qui okay. La password, quindi se volete... Però se hai delle restrizioni,
O se no posso andare io, con... No, allora, vediamo, eccomi qua. Allora. Ok. Ecco qui. Ecco, vedi? Cioè, esatto, qui viene spiegato, viene fatta questa foto, questa che è semplicemente una foto scattata, poi in post-produzione vengono aggiunte delle scritte e poi nel testo si dice che cosa è stato fatto e viene ovviamente abbinato un vino. Questa è una cosa importante perché tutti i dati di rilevazione sui social media dicono che l'abbinamento al cibo con il vino ha più successo. Se vuoi avere più seguito su una singola foto, su un singolo post, è molto probabile che tu ce l'avrai se metti in abbinamento qualcosa. Anche questo è scontato, ma è esattamente quello che vuole la gente. E siccome parliamo di vino e ci piace berlo a tavola, perché non farlo? Cioè, nessun altro settore in realtà si può sposare bene al cibo come quello di cui noi ci occupiamo. Andiamo a un altro profilo, Silvia. Sono Riproviamo ma questo. proviamo se. Ah, ok. Bale Food Wine è un'azienda abbastanza recente, ed è stata creata da un ragazzo che è un ragazzo, sì, dell'86, insomma, non proprio ragazzo, un giovane uomo. Se scorriamo, lo vedete subito. Ora vi prego di non saltare sulla sedia, perché in alcuni casi ci sono anche ci sono le lattine. Moscato. Il gelato al moscato, il Esatto, sorbetto al moscato. esatto, esatto. Questo ovviamente è chiaramente un'azienda molto profilata e che è nata con l'idea di andare a conquistare un determinato pubblico, quindi lattine, quindi bag-in-box, quindi moltissimo colore. Però come vedete, per esempio, lui in tutta questa serie di fotografie viola, vai un po' più su, ok, queste qua. C'è anche da parte lui una presa di posizione su un accadimento politico importante delle settimane scorse. Questa è una cosa che in America va moltissimo, il che non vuol dire che dobbiate imitarlo e emularlo, perché è molto importante questa scelta qui, cioè di avere un profilo personale e un profilo aziendale. Tuttavia, oggi come oggi, il fatto di metterci non solo la faccia, ma di prendere anche posizioni su argomenti importanti come può essere quello del razzismo, di solito, ora è un po' brutto da dire, ma aiuta in qualche modo la rilevanza e la riconoscibilità di un marchio. Ovviamente questo significa scartare poi tutta una parte di gente che ovviamente non crede in certe cose e ancora una volta andare quindi a segmentare ulteriormente quello che è un pubblico che si identifica proprio in quell'azienda. Dipende sempre dagli obiettivi che uno ha. Continuo, vado giù, vuoi che cambi, No, cambiamo? cambiamo Sonoma Valley Wine. Allora, Sonoma Valley Wine, questa in realtà appunto non è un'azienda, bensì è un'associazione di categoria, cioè che raccoglie parte, non tutte, le aziende della zona di Sonoma, della Sonoma Valley. Perché l'ho messo? Perché questo è un altro punto per certi aspetti un po' dolente in Italia. Abbiamo degli ottimi esempi di associazioni di categoria e anche consorzi che stanno facendo un ottimo lavoro, però spesso invece la funzione aggregante che dovrebbe essere oltre che auspicabile, assolutamente necessaria, questa non esiste in Italia ed è un gran peccato perché comunque la forza, a volte anche economica, magari di un consorzio, di un'associazione e lo spirito comune può essere più penetrante di ogni singola azienda, perché le singole aziende che conosciamo sono a volte anche molto piccole, quindi non hanno né il tempo né le risorse né tantomeno la forza economica talvolta per investire in queste cose. Invece, sarebbe opportuno, sarebbe bene che di queste cose se ne facessero un po' carico le associazioni e le consorzi che fanno da cappello. E qui, secondo me, questo è un esempio bello perché ci sono diversi produttori di Sonoma che parlano di loro, poi a parte le fotografie, se aprite i singoli post, c'è il racconto delle aziende, ci sono anche
fotografie di produttori che sono, diciamo, confinanti o vicini e che quindi si raccontano a vicenda, che commentano l'uno il vino dell'altro, e quindi c'è questo senso di comunità vitivinicola che spinge molto, e questa secondo me è una cosa che oggi più che mai, con tutto quello che è accaduto, il senso della comunità anche vitivinicola è fondamentale. Qui ci sono altri due esempi, ho messo sia il Bordeaux Wine che Bourgogne. Ecco, Bourgogne è l'unico, ecco, questo esempio, avevo detto, non avrei messo casi negativi, invece uno c'è, ed è la Bourgogne, e sinceramente, pazienza, cioè loro evidentemente sono così up, sono così loro che non gliene frega niente, secondo me è sbagliato. Però qui invece è Bordeaux, che secondo me invece è molto carino, perché giocano appunto sull'ironia, tipo quella del Carlino con le bottiglie, si gioca con la grafica, si gioca col wine pairing, qua stiamo parlando del profilo istituzionale dei vini di Bordeaux. C'è, come dicevo appunto, gli abbinamenti con il cibo, ci sono le produttrici, qui c'è una serie di donne, probabilmente se andiamo a cliccare l'8 marzo, potrebbe essere, questo non lo so, vado a... 2 marzo, forse è un crescendo. Sì, però erano a New York, sembra, quindi probabilmente era una fiera di vini di Bordeaux a New York, quindi hanno deciso di fare questa serie di produttrici, sì, però Women's Day stanno celebrando in effetti, dice là il post, e quindi insomma diversificano abbastanza. Parliamo ovviamente di vini e di una categoria importantissima, insomma, di una vera ammiraglia che sono i vini di Bordeaux. Uno si aspetterebbe altrettanto dai vini di Borgogna, e invece questa cosa non avviene. I followers non sono pochissimi, ma non sono tantissimi, stiamo parlando di 25.000 followers. E sinceramente io lo trovo tristissimo come profilo. Molto verde, allora questa è una cosa che io sinceramente è una cosa molto personale, però da ex fotografa c'è da dire una cosa, ve lo dico proprio in maniera, come dire, poco aulica, il verde fa mappazza, cioè questa è proprio una regola che tutti i docenti di fotografia vi dicono, a meno che non siate Ansel Adams e riuscite a fare una profondità meravigliosa con la fotografia, il verde purtroppo perde di tridimensionalità spesso, quindi avere un profilo dove dominano soprattutto paesaggi, colline, filari, è brutto perché è un'omogeneità, che perde di tratto e di tridimensionalità. E la Borgogna, chiaramente, che diciamo un po' come diceva il Marchese del Grillo, no? Poi non la dico per esteso, ma ci siamo capiti, non ritiene di doversi mettere in gioco più di tanto, e quindi fa vedere soprattutto esterni, vigne, le vigne sotto il sole, le vigne sotto la neve e così via. Io lo trovo un po', quindi è scostante, cioè non mi comunica una particolare empatia. Ma potrebbe essere anche l'obiettivo dei vini di Borgogna, cioè quello di essere così difficili da ottenere, no? Perché sapete tutti che la maggior parte di questi vini sono venduti, almeno i più famosi, en primer, per assegnazione, non si possono comprare, quindi cosa comunicare se io poi il vino non lo posso comprare? Quindi potrebbe essere anche una strategia che non so quanto funzioni, però. Allora, i produttori italiani, qui mi rifaccio al... Anzi, dico una cosa, qui non lo inserite, però invece come esempi positivi di consorzi, andatevi a vedere per esempio il consorzio del Chianti Classico, che secondo me sta facendo un lavoro molto, molto rigoroso, molto anche sofisticato, senza essere pesante, insomma, riesce a mandare dei messaggi importanti anche a livello tutorial, quindi didattico, didascalico, tra l'altro ha una global page, quindi ci sono doppi testi in inglese e in italiano, e loro usano veramente tanti mezzi, usano i video,
sia quelli fatti come possiamo farli tutti noi col cellulare, sia video più sofisticati, hanno utilizzato dei wine influencer, che poi lui non è un wine influencer, parlo di Filippo Bartolotta, che è un giornalista molto in gamba, che oggi è molto quotato anche sui social, ha lavorato anche per conto del consorzio del Chianti Classico, secondo me ha fatto delle cose molto belle. Secondo me è un bel progetto perché loro riescono veramente a usufruire al meglio, a rendere funzionali un po' tutte le, come dire, i mezzi che la comunicazione oggi mette a disposizione. Quindi anche i podcast, ad esempio, loro hanno fatto dei podcast, cosa che è in forte ascesa in Italia. Nel mondo del vino italiano è rarissimo, ci sono forse, ma ne parleremo la prossima volta, c'è solo una persona che l'ha fatto. Invece all'estero ci sono già realtà legate al vino solo esclusivamente podcast. Allora, perché questi produttori italiani? Voi direte, vabbè, ti piace vincere facile. In realtà non l'ho scelto io perché mi piace vincere facile, ma perché l'indagine di cui parlavamo prima di Nomisma ha preso in considerazione i primi 25 produttori italiani per fatturato e è andato a vedere qual è la loro presenza sui social, e quindi chiaramente queste aziende sono anche quelle che hanno più seguito. E volevo farvene vedere qualcuno anche qui per cercare di capire qual è il tone of voice. Probabilmente, anzi sicuramente, queste aziende si sono poste le domande che facevamo prima, quindi si sono chiarite, hanno chiarito a se stesse gli obiettivi che volevano e ci sono, e in qualche modo sono riusciti a colpire il target. Frescobaldi, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, ovviamente. Importantissimo, scusami Silvia, se vai un attimo su anche questa cosa delle iconcine, è importante perché dà la possibilità al fruitore della pagina di andare a prendersi esattamente quello che vuole, quindi l'Audemio, ovviamente l'Audemio parliamo di olio, se uno non vuole, non ama i vini Frescobaldi ma ama l'olio, c'è l'Hospitality, le ricette. C'è addirittura una iconcina dedicata allo stay at home, quindi per il Covid, gli eventi, gli awards, che secondo me è una cosa intelligente che vengono messe a parte, perché mettere nei propri profili troppi post legati a premi presi rischia di far diventare il profilo troppo autoreferenziale, e questo un po' allontana il fruitore. Altra cosa interessante, probabilmente alcuni di voi già lo conoscono, anzi sicuramente, nella biografia, come vedete, c'è Linktree, scusami Silvia, Linktree Frescobaldini. Che cos'è il Linktree? Linktree praticamente è un'opportunità che dà Instagram, cliccalo Silvia, è praticamente la traduzione di albero di link. Praticamente in questo modo voi potete creare nella vostra pagina Instagram una parte, potete riportare una parte di quelli che sono i contenuti del sito, senza che per forza quindi il fruitore debba essere indirizzato e indicizzato sul sito. Consegna a domicilio in Italia, ad esempio, questo ad esempio non c'era prima, è un'aggiunta recente che hanno fatto i Frescobaldi. Frescobaldi Store su Amazon, questo vi renderizza automaticamente sulla pagina e-commerce. Che cosa vi volevo far vedere di Frescobaldi? Anche qua, loro, vabbè, hanno miliardi di tenute, hanno miliardi di etichette, e quindi anche qua gioco facile, possono molto giocare sulla palette di colori, sui prodotti, sugli abbinamenti. Loro, per esempio, ecco, hanno lavorato molto nella fase del Covid con il loro chef, non mi ricordo di che tenuta, forse su questo è più preparato Silvia, che ha Credo preparato. o Comperano, l'Osteria Perano, o il Sì. Quartino, o il ristorante Frescobaldi di Firenze. Perano, credo che sia Perano. Perano. Lui ha fatto diverse video ricette in diretta, che poi sono state montate. C'è anche Lamberto Frescobaldi, ecco, che
non è facilissimo da vedere sui social perché di suo non è che ama moltissimo, però si è prestata a questa cosa. Questa è una cosa, io mi rendo conto che nessuno, cioè non nessuno di noi, non molti di noi sono portati a comunicare, a metterci la faccia, a fare queste cose. Però è un po' una condizione sine qua non oggi più che mai, se si vuole dare un'immagine reale, franca, onesta e veritiera della propria azienda, e quello premia. Poi non bisogna fare non è che bisogna fare i giocolieri o numeri da circo, insomma, si può essere se stessi mettendoci la faccia. Cioè, come vedete, loro comunque mettono anche molto i volti dell'azienda, lavorano comunque un po' col team aziendale. Ci sono un po' tanto, se scorrete, ci sono moltissimi personaggi dell'azienda che si propongono e che raccontano il loro lavoro presso Frescobaldi. Chiaramente stiamo veramente parlando di una corazzata, quindi qui c'è chiaramente un investimento esterno all'azienda, cioè loro si servono sicuramente di società esterne che si occupano di queste cose, avranno sicuramente non una, ma più persone con cui lavorano in simbiosi per i social. Confermo. Bene. L'altro è Antinori, per parlare diciamo, dei competitor forse più diretti di Frescobaldi, ma se non altro per la storia, stiamo parlando di due aziende toscane, qui abbiamo di nuovo dei Marchesi, anche se sono storie un po' diverse, ma non stiamo qua a dilungarci. Antinori, secondo me, è un po' come il discorso che si faceva, cioè se Frescobaldi sta a Bordeaux, Antinori sta alla Borgogna, in qualche modo. Cioè, che cosa voglio dire? Che Frescobaldi, secondo me, ha più voglia di comunicare una toscanità più verace, più, non voglio dire contadina, che stiamo parlando di marchesi, però ha più voglia di comunicare in maniera diretta e senza filtri col proprio consumatore. Antinori, invece, prende un attimo, un po' più le distanze. Come lo fa? Secondo me con delle fotografie bellissime, quasi praticamente nessuna è scattata col cellulare. Queste sono tutte fatte da fotografi professionisti, così anche i video che vi invito a guardare, soprattutto di andare a vedere quelli realizzati per le Mortelle, che è l'azienda che sta, non vorrei dire una cavolata, non a Bolgheri, oddio, come si chiama? Silvia, tu ti ricordi? No, però adesso mentre tu lo troverò, lo trovo intanto. Mortelle, oddio, dov'è che Terenzi faceva il vino? A Scanzano. A Scanzano, mi sembra, sì, forse le Mortelle forse è la zona di Scanzano, quindi parliamo di... Oh, c'è un'amnesia Lo sto di vino. cercando. Però veramente sono dei video molto molto belli, sono dei video molto belli che hanno anche un'aura, lasciatemi dire un po', non malinconica, ma un po'... come se fosse velata, polverosa, però è uno stile molto preciso. Le E che cosa? Mortelle è nel Grossetano, quindi nella Maremma, come dici Maremma, tu, ok, Scanzano, sì, quella quindi. Ok, zona. vedete, c'è anche queste foto che ricordano anche un po' dei tagli caravaggeschi, addirittura, no? Sì, i tagli di luce molto precisi, nulla è lasciato al caso. Secondo me, io che le ho visto, che cosa ho dedotto? Che Antinori va bene, è apprezzato da molti, ma non è per tutti. Diciamo così, cioè, loro vogliono secondo me comunicare un po' questa immagine di azienda toscana prestigiosa con secoli alle spalle e che sono da tutte da scoprire, ecco. Fanno vedere più particolari che cose estese, quindi un po' devi entrarci un po' dentro e andare a cogliere i particolari. Francesca, per esempio, qui vedo che manca il food pairing completamente. Esatto, qui non si parla perché probabilmente è appunto come ti dicevo prima, mentre l'accoglienza di Frescobaldi punta molto sul discorso dei ristoranti.
della ricettività e dunque la possibilità di fermarsi al ristorante, al wine bar, a bersi un bicchiere e così via, accompagnarlo qualche stuzzichino, questa è una cosa che Antinori preferisce di no, non mette, è molto più, anche se vedete le iconcine, è molto concentrato sull'aspetto vitivinicolo e anche tecnico del lavoro, no? Refill, pruning, il green, credo sia la potatura verde, insomma, tutto quello che viene mostrato è come se volesse far concentrare il fruitore sul fatto, sull'impegno vitivinicolo dell'azienda e sul risultato finale di questo impegno. Ferrari. Anche qua presentazioni non sono necessarie. Ferrari poi sapete che c'è, immagino che se non lo sapete ma ci si arriva facilmente. Ovviamente non si può chiamare Ferrari, si chiama Ferrari Trento per ovvie ragioni, perché non potevo usare il logo Ferrari, e non cioè il nome Ferrari, scusate, e non potendo neanche usare l'hashtag Ferrari, loro si sono inventati un hashtag che è Sparkling Attitude, che ha molto successo, è diventato un hashtag uno dei più utilizzati nel mondo del vino. E questo è un altro mio consiglio: inventatevi un hashtag vostro e usatelo sempre. Cominciate a usarlo voi nei vostri post, poi chiedete, insomma, in qualche modo fate in modo di tramite email, tramite contatti personali, tramite tutti i canali che vi mettono in contatto con chi vi segue, di far usare spesso l'hashtag. Ferrari Trento è l'arte del bel vivere, fondamentalmente. La famiglia Lunelli non vuole niente di più né niente di meno. Usa molti modelli, usa le fotografie anche qui, non sono assolutamente lasciate al caso, non c'è una fotografia scattata con cellulare, vengono impiegati dei fotografi, quindi ci sono dei veri e propri set, ci sono dei modelli, spesso sono in realtà anche sia dei wine influencer, ma come avete visto prima c'era la campionessa di ginnastica, no, chi è lei? Questa? Oddio, la Costner, lei è Sì. la nuotatrice, no, la La tuffatrice, mi pare. La pattinatrice. pattinatrice, scusa, sì, quella è un'altra pattinatrice. Loro ovviamente hanno una marea di, come dire, di seguaci, ammiratori anche nel mondo della moda, dell'arte, dello sport. Loro sono molto. C'è Filippo Magnani che è uno dei loro testimonial, onestamente non so se a pagamento o meno, questo non lo so, però vedete, cioè, Ferrari è esattamente, il profilo Ferrari è esattamente il Ferrari, cioè la bollicina italiana famosa nel mondo. E quindi gente bella, piatti belli, località belle, la neve, il mare. È un po' un'idea di Italia, magari potrebbe anche sembrare un po', come dire, edulcorata per certi aspetti, però è esattamente quello che piace all'estero, anche se poi in realtà Ferrari vende lo 70-80% delle sue bottiglie in Italia, ma loro stanno lavorando da un po' di anni proprio per cercare di far conoscere sempre di più le loro bollicine all'estero. Tra l'altro, la cosa interessante di Ferrari è che anche il profilo di Matteo Lunelli, che è uno dei fratelli Lunelli, nonché presidente, credo, CEO di Lunelli, anche quello è un profilo molto, molto seguito. E lì lui veramente ci lavora lui, perché è un po' un patito, forse anche addirittura maniacale, insomma, su queste cose, si diverte molto e interagisce molto con il pubblico, risponde anche in privato, in direct. Ora lui fa una vita veramente sopra le righe, che probabilmente anche alcuni di voi fanno. Io questo ora non lo so. Lui ovviamente viaggia al mondo, gira per bollicine, quindi va in posti incredibili e in qualche modo si fa lui portatore, si fa portatore di questa immagine dell'Italia all'estero. Vedo che stiamo per esaurire il nostro tempo, nel senso che siamo Ah, vedi, quasi sì, alle 6. 7:50. Allora, Wow, ho parlato troppo. no, 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 beh, procediamo. Perché tu non hai. Ok, ditemi anche voi che tempi avete, perché poi se no salto delle cose e andiamo avanti. Se
volete non trattare certe cose. Vabbè, io Io direi avanti. Che andiamo. Vabbè, saltiamo Banfi. A questo punto vi volevo far vedere invece i produttori italiani. Almeno okay. Un produttore, cioè i produttori italiani, ecco, piccoli, scusate, volevo dire. Mi fa piacere andare su Bricco del Cucù, potendone scegliere una sola, perché è piemontese. Siccome ci sono un po' di voi che vengono da quelle parti, come, ecco, lei... Bricco del Cucù è un'azienda piccola del Doglianese, quindi fa dolcetto di Dogliani, Dogliani Superiori, ed è un'azienda tra l'altro molto piccola ma molto buona, cioè fa dei vini sempre, ha sempre fatto dei vini buonissimi, però non la conosceva praticamente nessuno. Dario Ciolla, che è il signore che vedete lì, è un signore molto piemontese da questo punto di vista, non lo dico in senso assolutamente buono, riservato, schivo, molto dedito al suo lavoro, ma non aveva alcuna voglia insomma, di prestarsi a queste cose. La figlia invece, molto giovane, carina, viso pulito, chiaramente è una nativa digitale, e ha cominciato a occuparsi della profilazione dei social dell'azienda. E ora vi ho aperto Instagram, in realtà se andate a vedere Bricco del Cucù su Facebook, è veramente molto molto seguita, lei è perennemente sui social, questo va detto, però io con lei ci ho parlato perché l'avevo sentita per altre ragioni e mi ha raccontato che le vendite del vino sono molto cresciute, non mi ha saputo dire una cifra esatta, ma ha detto che comunque dal momento in cui il Bricco del Cucù è andato sui social, è andato in questo modo, cioè in modo empatico, diretto, scherzoso, però comunque professionale, perché lei, ora mi sfugge il nome, scusatemi, quando deve invece parlare di questioni tecniche è in vigna e in cantina, lo fa in maniera veramente molto professionale. Si diverte a cucinare e quindi prepara delle ricette con i suoi vini, ovviamente. Ha fatto anche dei contest. Ha preparato dei contest dove chi rispondeva a delle cose avrebbe avuto il regalo delle bottiglie, invita alcuni suoi amici, wine lover, a ripetere delle ricette a casa. Insomma, interagisce molto con il suo pubblico. E qui c'ha 5.000 e passa contatti, ma su Facebook è veramente molto molto attiva. Questo, ecco, per dire una piccola realtà. Un'altra piccola realtà è sempre Cascina Barbanna, per dire un'altra azienda piemontese. Questo siamo in Val Borbera. Val Borbera è una zona praticamente poco conosciuta del Piemonte, perché si trova, è sulla strada del vino di Dertona, però diciamo non del Timorasso, insomma, per intenderci. Però è una zona un po' meno nota, una zona bellissima tra l'altro, io non conoscevo, l'ho conosciuta di recente, super selvaggia, veramente molto wild, e Cascina Barbanna è proprio la quintessenza di questo essere wild. Loro sono interessanti perché loro afferiscono, diciamo, a quella parte di racconto del vino che, come si diceva prima, pane al pane, che non vuol dire che fanno i vini puzzoni, chiariamoci. Però hanno inteso il vino come scelta di vita, quindi tutto ciò che veicolano, tutto ciò quello che raccontano ha a che fare con la loro scelta di vita. Quindi vivere in campagna, i due fondatori tra l'altro sono una coppia, vengono da Torino, uno tra l'altro era un cantante abbastanza noto in un gruppo underground, lei era una grafica, una persona che lavorava nel mondo del design, hanno mollato tutto, classica storia insomma da settimanale femminile per intenderci, però vera, cioè hanno comprato in un posto abbandonato, hanno rimesso su casa e ora stanno creando tra l'altro una rete tra loro conoscenti e amici che stanno comprando dei casali da quelle parti e li stanno ristrutturando, e hanno creato una comunità di persone che si danno una mano, come chi sa fare l'idraulico aggiusta i tubi, chi sa fare l'elettricista mette la corrente e così via, e si sta un po' ripopolando questo borgo. Tutto questo fa capo a un progetto che si chiama Appennino Pop, che vuole riportare le persone e a viverci o in maniera permanente o temporanea in quei posti. Alcuni faranno vino, come sta succedendo, sono nate piccole aziende, altri faranno altre cose.
E questa è una cosa che in realtà loro, tra l'altro, negli ultimi mesi hanno avuto una grande esposizione mediatica. Sono usciti veramente un po' dappertutto, dal Corriere alla Repubblica, li ho letto di loro un po' dappertutto. Poi andiamo più giù, Silvia. Vabbè, questo ve lo lascio, cioè nel senso, questa è un'altra ricerca, questa volta di Omnicom, Gruppo Italia, anche sempre, sempre del 2019. Qui potrete leggere, se andate sul gusto digitale del vino, perché lì si apre un link, quali sono le percentuali di queste 25 aziende di cui vi parlavo a livello di presenza sui canali, quanto è cresciuto il loro e-commerce, quali sono i contenuti vincenti secondo il pubblico che li segue e che lingue usano e che chat, se usano o meno le chat. Più che altro sono dati interessanti perché rapportano dal 2014 al 2019 la crescita, che è sempre costante e sempre esponenziale, cioè è costante e sempre in crescita. I comunicatori del vino, qui ho fatto un po' un mischione, nel senso ho messo italiani con stranieri, perché c'è veramente il mare magnum, come potete immaginare. Questi sono profili che io vi invito a seguire, da cui prendere anche spunto per vedere un po' come secondo me si fanno anche i social. Vi ripeto, non sto dicendo che sono fatti dall'inizio alla fine tutti bene, quello che sto cercando di farvi capire è che da ognuna di queste esperienze si possono attingere delle cose interessanti. Genesis Robinson non ha bisogno chiaramente di presentazioni, penso che tutti la conosciate, la wine writer inglese più famosa donna, più famosa al mondo, immagino, no, Silvia? Sì. Direi sicuramente è una decana, però lei diceva, quando io fino a 15 anni fa, 10 anni fa neanche scrivevo, praticamente non avevo bisogno neanche di diffondere le mie cose perché tutti venivano a cercarle, ora invece devo sgomitare anch'io per farmi leggere. E quindi lei che cosa ha fatto? Semplicemente forte della sua autorevolezza e forte della sua bravura, si è messa in discussione e io qua ho messo Twitter perché lei da donna analogica qual era, in realtà non ha voluto rinunciare soprattutto alla parola più che all'immagine. Anche un profilo Instagram, ma soprattutto l'è seguita su Twitter, perché da giornalista di vecchio stampo comunque ci tiene a scrivere. Ma la cosa interessante di Genesis Robinson su Twitter è che lei retweeta tantissimo, ed è questa una cosa che non fanno in tanti, perché denota grande modestia, cioè comunque lei retweeta i contenuti che le interessano e comunque essere retweetati da Genesis Robinson non è poca roba. Commenta, lei comunque è molto partecipe a certe discussioni e quindi non lancia semplicemente messaggi nell'etere che poi non vengono raccolti. Lo potete vedere a voi, ci sono tantissimi retweet di Genesis Robinson. Questa è una cosa importante. Anche strategicamente, non fossilizzatevi, non focalizzatevi solo sui vostri contenuti. Se ci sono dei contenuti che vi piacciono, ripostateli, ritwittateli, ripostateli, perché di Twitter non abbiamo parlato se non in questo caso. Fate vedere che siete in ascolto, anche delle persone che ammirate, perché indubbiamente anche voi siete utenti, quindi ci sono cose che vi piacciono e possono fare anche al caso vostro sui vostri profili. Apro solo una cosa, uno spunto extra, perché questa, cioè, vorrei provare a essere veramente più pratica possibile. Che cos'è Addiforum? Addiforum è la rete di tutti i creativi al mondo, diciamo, cioè di chi si iscrive in qualche modo. Questo è un servizio libero, free fino a un certo punto, poi diventa a pagamento per chi lavora. Vi ho messo questo link in particolare perché qui potete scegliere dove c'è scritto Wines e Champagne a destra, brava. Qui potete scegliere qual è il vostro settore di attinenza. Io ho messo Wine Champagne per farvelo vedere. E che cosa è interessante? Qui potete vedere un po' tutte le campagne video, oppure per giornali, anche radio, cartellonistica, che è su quel mondo.
Il mio invito è di non soffermarvi solo sul food e il vino, ma di farvi ispirare anche da altre categorie, perché anche da lì possono venire idee per i vostri social. Qui c'è il meglio, in qualche modo, della creatività mondiale. È anche divertente andare a vedere anche quelli vecchi, no? E quindi così uno confronta un po', poi confronta anche cosa succede negli altri paesi, perché chiaramente qui la maggior parte delle agenzie sono soprattutto straniere, quindi anche come comunicano il vino, il cibo, altre categorie, le agenzie di comunicazione pubblicitaria straniere. Certo. In realtà eravamo già verso la fine. Il piano editoriale, questo è proprio come dire, la madre di tutti i discorsi comunque, perché possiamo vedere 60.000 profili, stare qua a fine a Natale, ma nulla varrà se uno non si dà delle regole. Quindi, prima di tutto, ci si siede a pensare che contenuti ho, come posso procurarmeli e quanto tempo ho, perché siamo realistici. Io vi ho fatto vedere Frescobaldi, vi ho fatto vedere Antinori, ma lì ci sono investimenti importanti, con questo non voglio dire assolutamente che voi non possiate o non vogliate farlo. Però dobbiamo anche tenere presente che le aziende non hanno tutta quella forza talvolta di voler o di poter investire in comunicazione e quindi devono in qualche modo arrangiarsi da sé. Quindi bisogna stabilire i contenuti, perché non bisogna improvvisare giorno per giorno i post, ma bisogna avere un piano editoriale, quindi sarebbe bene lavorare sul mese, se non si ha la possibilità almeno 15 giorni, quindi avere post programmati almeno per 15 giorni. Come procurarmeli? E questo tocco un tasto dolente, lo dico da giornalista, perché da giornalista io spesso mi trovo a avere delle cose interessantissime per le mani e poi non ho le fotografie, ad esempio, o sono brutte. Ecco, fate un investimento fotografico, vi raccomando, cioè è importantissimo, investite un po' di soldi in questa cosa, fatevi fare dei bei scatti nelle quattro stagioni, alla cantina, a voi, ai protagonisti dell'azienda, dei particolari e dei paesaggi. È un archivio fondamentale, veramente tanti pezzi, a volte ve lo assicuro, non vanno in produzione o non escono perché le fotografie non sono decenti ed è un gran peccato. E poi in questo momento tornano utili anche per il discorso chiaramente dei social. No a pubblicazione compulsiva, quindi, no? Less is more si dice tantissimo oggi e vale anche per i social, piuttosto che pubblicare in maniera sincopata e senza ragionamento, meglio meno e fidelizzare il proprio seguito su dei bei contenuti e di senso. Contenuti riciclabili, che cosa vuol dire? L'attività del vino è ciclica, ovviamente, non voglio dire ripetitiva, perché sarebbe un falso tra l'altro, però è ciclica. Ci sono procedimenti, ci sono cose che accadono all'arco dell'anno che sono sempre quelle, la vendemmia, l'imbottigliamento, la potatura verde e così via. Su quello potete lavorare una sola volta, magari fare più scatti e poi poterle riutilizzare con degli accorgimenti di post-produzione o con delle frasi diverse, potete riutilizzarle più volte, quindi quello è un pacchetto fisso che avete da poter riciclare e quindi quello vi libera chiaramente di un bel po' di tempo da poter dedicare invece a eventi e a news. Fatta l'ossatura appunto di questa cosa, poi si inseriscono appunto gli eventi e le news. L'ultima, se vai un po' più su, Silvia, perché vedo, aspetta che... Ah no, forse sono io che ho bloccato. Scusami. Fatta l'ossatura, ecco, inserisco gli eventi e le news, sfruttare Google per completamento, Google Trend e Google Analytics. Che cosa vuol dire? No, Google Trends è l'ultima, non la leggo, ma credo che sia... Alerts. Okay. Semplicemente, quando dovete fare dei post e volete stare sulle news, usate Google per completamento. Quello che fate per qualunque cosa, cercate la ricetta della parmigiana alle melanzane, ok? Magari però volete farla con le zucchine, ovviamente se scrivete parmigiana in Google in search uscirà come prima voce melanzane, ma poi vi usciranno tutte le altre, cioè tutte le modalità in cui potete fare la parmigiana. Fate la stessa cosa anche sul vino,
su alcune etichette, su alcuni nomi. Quindi quello che cosa, a cosa vi serve? Vi serve a capire quali sono le parole chiave che vanno per la maggiore in quel periodo. Stessa cosa si può fare con Trends, che è un servizio che da Google, quindi chi non ce l'ha vi invito a iscrivervi, ad aprire un account Gmail, perché davvero il mondo Gmail offre tantissime cose. E Google Trends appunto è un elenco di trends che Google dà sistematicamente a seconda che voi lo vogliate valutare sulla giornata, sulla settimana, sul mese, sull'anno. E quindi capite che cosa si sta muovendo in un certo ambiente. L'alert chiaramente è un alert su di voi o quello che vi pare, insomma, sull'azienda. Google riesce a mandarvi ogni tot delle mail in cui vi segnala dove si parla di voi ed è quindi uno strumento molto interessante. E credo che, l'ultima che, i servizi fotografici ve l'ho già detto, le etichette è importantissima, la policy aziendale, cioè tra tutti i membri di un'azienda, comunque tutti coloro che hanno accesso alle all'account, alla password dei social, è importante che si stabilisca un tone of voice. Laddove ci sono gli haters, gente che entra per rompere un po' le scatole, è bene che si decida tutti assieme qual è la risposta da dare. Poi concentratevi sul creare valore reciproco e quindi non semplicemente sul vendere di più. Quando parlo di valore reciproco parlo del vostro e di chi vi ascolta. E poi questo è il tema dell'e-commerce che magari tratteremo in una lezione specifica, che è rendere il più semplice possibile l'acquisto online. Questo è veramente un tema scottante oggi più che mai e ci sono tantissimi esempi di aziende che in questo momento hanno proprio rinunciato, ad esempio, alle loro landing page, le prime pagine dei siti per dare più spazio all'e-commerce. Ci sono aziende che tu apri il loro sito e subito hai la vetrina di vendita in questo momento, perché ovviamente in questo momento tutti sono interessati a vendere il più possibile in maniera diretta.